Presidente Trezzani, lei è relazionato sul progetto di legge che è stato approvato dall'Aula che sostiene le associazioni combattentistiche. C'è un aspetto da sottolineare tra i tanti che è il valore socioeducativo di queste realtà. Senz'altro, diciamo che con il progetto di legge approvato oggi all'unanimità dall'Aula diamo fondamentalmente la possibilità a tutta una serie di associazioni che lavorano in Lombardia, che svolgono la loro attività in Lombardia e che svolgono soprattutto un'attività molto importante dal punto di vista sociale e culturale e anche divulgativa. Uno degli aspetti che sono stati posti in legge è quella di valorizzare quello che è l'attività appunto di queste associazioni anche facendo attività verso le scuole, comunque per poter portare tutta una serie di progetti e di indicazioni e di racconti che sono molto importanti, che anche i nostri giovani conoscono. Diciamo che è stato fatto un po' un riordino di quelli che sono i contributi di Regione e è stato posto l'accento verso queste associazioni, che svolgono anche un ruolo dal punto di vista della sicurezza civica e quindi anche questo è un aspetto molto importante, non dimentichiamolo, e sono tutti volontari. Ecco, tra l'altro infatti sono associazioni combattentistiche, d'arma e forze dell'ordine, questa è la dicitura. Esattamente.